sono Edoardo e oggi vi presenteremo una piccola breve guida introduttiva a quello che è Semantic Web e a come utilizzare Wordlift sul vostro sito. Allora, partiamo dal primo step, e la guida si dividerà in 6 step. Il primo step riguarda Semantic Web, il secondo step riguarderà l'entity versus keyword, quindi la differenza tra entità e keyword, il terzo step sarà riguardo i dati strutturati, il quarto step riguarderà lo schema.org, il quinto step il knowledge graph e infine faremo un recap riassuntivo di tutto ciò che ci siamo detti.